cari amici dell'arte, bentrovati da Federico Caloi. Vi voglio presentare in questa occasione la mostra Torino Dreams, svoltasi appunto, come dice il titolo, a Torino, mostra organizzata da Gianni Riva, presidente dell'associazione Ad Art. L'associazione Ad Art, famosa per le sue proposte web, almeno una volta all'anno propone eventi a livello nazionale. Dopo il grande successo dell'anno scorso di Venezia, un grande successo anche quest'anno a Torino alla Galleria 20. La curatela della mostra, la parte critica, è stata svolta da Giovanna Arancio. La Galleria 20, che è diretta da Enzo Briscese. Ecco qui Gianni Riva e lo staff che ha organizzato la mostra e una rappresentanza degli artisti presenti al vernissage di questo evento. Ecco qui Giovanna Arancio. Una piccolissima nota critica: il concept della mostra si è svolto tutto intorno alla nuova figurazione, non c'erano artisti astrattisti puri, oppure addirittura alcune opere si rivolgevano direttamente alla vera e propria figurazione. Insomma, un insieme di opere d'arte sicuramente estremamente interessanti, alcune delle quali veramente anche delicate dal punto di vista della realizzazione. Gianni Riva in questo periodo è impegnato in qualità di presidente di Ad Art in un'operazione molto importante, il repertorio internazionale degli artisti. Potete trovare tutte le informazioni sul suo sito www.ad-art. Ecco qui l'unica opera forse informale di tutta la mostra. Stupenda ceramica. Vado ora ad elencare i nomi degli artisti che hanno partecipato a questo evento. Gli artisti sono Antonella Agnello, Liliana Cavigioli, Anna Cervellera, Irene D'Urbano, Daniela Gilardoni, Mario Menardi, Silvia Regge Cambrin, Domenico Zora, Marisa Bellini, Giovanna Valli. Ecco di nuovo un'immagine della rappresentanza presente all'inaugurazione. Stefania Corvino, Annick De Matod, spero di aver letto bene questo nome straniero, Franco Verrini, Beatrice Coppei, Lussorio Serra, Rocco Fazzari, Patrizia Patrone e Gianni Riva stesso, anche lui artista.
Bene, da Federico Caloi un saluto a tutti e sicuramente da parte di Gianni Riba, presidente di AdArt, un ringraziamento a tutti i partecipanti.